C'è un vorticoso scambio di missive inviate a mezzo di posta elettronica certificata tra il Comune di Cosenza, la Prefettura, il Tesoriere di Palazzo dei Bruzzi e la Cassa Depositi e Prestiti. Comunicazioni più o meno minacciose con le quali il sindaco Mario Occhiuto ha diffidato la banca chiedendole di mettere a disposizione le somme necessarie per pagare i dipendenti comunali e invocando l'intervento di Paola Galeone per motivi di ordine pubblico. Mentre la UBI, titolare della gestione di tesoreria, subordina lo sblocco dei fondi accantonati per soddisfare il credito dalla Cassa Depositi e Prestiti di 19 milioni di euro con scadenza 31 dicembre ad un'autorizzazione della stessa CDP che però sul punto si ritiene incompetente. Così gli oltre 4 milioni frutto del gettito IMU che l'amministrazione ha in cassa rimangono congelati in attesa di trovare una soluzione, però a Palazzo dei Bruzzi la tensione si taglia a fette, mentre questa mattina i dipendenti delle cooperative hanno improvvisato una pacifica ma incisiva manifestazione di protesta. Siete preoccupati? Un pochettino sì, perché secondo me la banca ha fatto una mossa un pochettino strategica, essendoci questa voce del dissesto. Dice, io prima che arrivi un commissario per vedere i soldi ci vuole molto tempo, perché aspettare la banca inizia a trattenermi questo. Non so se l'ho potuto fare, se lo può fare, queste non sono mie competenze. Certamente non siamo noi che possiamo dire se ha fatto un abuso o non ha fatto un abuso. Comunque il fatto sta che in tutto ciò ci va ad esempio in mezzo alle maestranze. Venerdì toccherà agli impiegati del municipio riunirsi in assemblea. Nel frattempo si muovono anche i consiglieri comunali. Quelli del gruppo della piattaforma hanno avuto una interlocuzione con la viceprefetto Eufemia Tarsia. Abbiamo incontrato il prefetto perché siamo molto preoccupati di questa situazione del mancato pagamento degli stipendi e delle cooperative sociali. Lo abbiamo incontrato per manifestare la nostra preoccupazione in virtù del fatto che potrebbe esserci un problema serio di ordine pubblico all'interno della città. Salvatore Bruno per la CNews 24.